Noi per continuare a parlare proprio della figura di Franco Marini ci colleghiamo in diretta con Francavilla al Mare, dove c'è il nostro Paolo Renzetti in compagnia del segretario, ex segretario generale della CISL Raffaele Bonanni, che saluto e ringrazio. Linea a te, Paolo. Sì, grazie, grazie Alfredo, un saluto come sempre ai nostri telespettatori, un ringraziamento particolare a Raffaele Bonanni per aver accettato il nostro invito. Direi chi meglio di lei, Bonanni, ci può raccontare chi era Franco Marini, chi è stato Franco Marini, che come lei è stato segretario generale nazionale della CISL, come lei abruzzese, un abruzzese forte e gentile. Ma Franco Marini è stato un vero leader perché riusciva a convincere le persone, ad aggregare le persone, ma nello stesso tempo senza utilizzare argomenti, diciamo così, non lusinghieri per gli avversari, riuscendo ad andare d'accordo anche con loro, riuscendo a comporre ogni sfaccettatura delle questioni che si affrontavano. Un vero leader è questo, perché un vero leader politico, anche se non si usa di questi tempi, è chi riesce a fare compromessi, chi riesce a mettere d'accordo più opinioni, è l'arte più nobile della politica quando viene intesa in questo modo. E Marini è stato in questo un maestro, sempre fedelissimo alle sue opinioni e alla sua realtà di riferimento, ma nello stesso tempo capace di dialogare anche con gli avversari. Chissà, mi si chiedevo proprio minuti fa, chissà come avrebbe valutato l'esperimento che si sta facendo in queste ore con Draghi, che gli somiglia molto, molto determinato, ma molto capace di riuscire a mettere insieme più realtà per disegni alti, non perdersi mai nei litigi sterili che avviliscono la democrazia, ma invece impegnarsi molto per mettere d'accordo le persone, per fare cammini insieme per la democrazia. Bonanni, possiamo dire che Franco Marini è stato un sindacalista prestato alla politica? Sì, un sindacalista si è formato nel sindacato e si è fatto notare come si è fatto notare in politica, per le stesse virtù che lui possedeva. Lui faceva nel sindacato come faceva in politica, cioè lavorava molto, manteneva salda la sua posizione sulla sua realtà, ma nello stesso tempo si dirigeva sempre verso gli altri. La cosa che raccontava il vostro servizio poc'anzi, no? Che era riuscito anche a mettere insieme realtà, diciamo così, contrapposte politicamente, vuol dire che aveva delle grandi qualità. Questo è un leader politico e perdiamo un leader politico mentre in Italia si sta sperimentando un nuovo cammino che io spero sia molto proficuo. Sono convinto che Franco avrebbe visto di buon occhio appunto questo esperimento che ci toglie dai problemi economici, ci toglie dai problemi di contrapposizione inutile, ci toglie dai problemi che hanno fatto dell'Italia un'Italietta che non meritiamo. Possiamo dire che Marini appartiene a una politica che probabilmente oggi non c'è più. Lei faceva il parallelo con Mario Draghi, ma l'arrivo di Mario Draghi si sta realizzando, si è realizzato perché probabilmente la politica di oggi non è stata più in grado di governare questo paese. Ma è evidente, evidentissimo da tutti gli accadimenti che abbiamo avuto, ci si perde. La politica è diventata come un ambiente del calcio, dove è la tifoseria, lì è giusto pure, è legittimo che sia così, che viene animata tifoseria. La politica, insisto, non può essere realtà di tifoseria. La politica è il luogo di incontro perché si amministrano interessi della gente, dei cittadini, sono dei interessi molto molto delicati, si trova il compromesso andando incontro agli altri. D'altronde la comunità politica rappresenta la comunità civile, ogni porzione ha una sua posizione e ogni porzione deve incontrarsi con l'altra porzione. Lei conosceva bene Franco Marini, le chiedo non tanto dal punto di vista
pubblico ma privato un aneddoto, se ce lo vuole raccontare, qualcosa di meno conosciuto di Franco Marini che riguarda anche la sua persona. Ma tutti conosciamo appunto le abitudini. Io posso raccontare una cosa che mi ha sempre colpito, io che non sono stato astemio ma quasi. Per molti anni, quando era presidente del Senato, lui amava che io andassi a trovarlo alla fine della giornata per discutere delle cose che erano successe, insomma io ero segretario della CISL, lui al Senato, e poi immancabilmente alla uscita dal Senato ci recavamo ogni volta in una vineria per bere il solito bicchiere di vino rosso Punto del Pulciano d'Abruzzo, e io bevevo, anche se non ho mai bevuto, bevo molto molto raramente, ma lui ogni sera, come aveva fatto sempre peraltro, ha bevuto il suo bicchiere di vino DOC abruzzese. Alfredo, linea a te allo studio per qualche altra considerazione con Raffaele Bonanni. Sì, e mi riallaccio proprio a questo aneddoto che ci ha raccontato il segretario Bonanni, perché volevo chiedere a lui, da abruzzese, il rapporto di Marini con la sua regione, sia dal punto di vista privato ma anche e soprattutto dal punto di vista pubblico, cioè quello che l'ex presidente del Senato è riuscito a fare per la sua terra. Ma lui, come tutte le persone, come me d'altronde, che sono abruzzesi, ma che sono stati lontani per moltissimi, moltissimi decenni, era molto affezionato al suo Abruzzo e ne parlava spesso e si crucciava anche moltissimo per il suo Abruzzo, lo voleva più dinamico e così via, però alla fine mi ricordo ogni volta diceva: ma tutto sommato il nostro Abruzzo è ancora incontaminato, no? E quindi ci risolvevamo sempre la questione della serie, sì, le cose non vanno proprio bene bene bene, ma vanno meglio che in altre parti, che era anche il sintomo, la testimonianza di un amore incondizionato riguardo alla sua terra dall'infanzia, alla sua terra della gioventù. Segretario, abbiamo ascoltato nel servizio, insomma, ma ce lo ricordiamo tutti, che per un soffio Marini non è stato Presidente della Repubblica e sarebbe stato, diciamo, anche per l'Abruzzo un grande onore avere un Presidente abruzzese. Ecco, però possiamo dire sicuramente che Franco Marini è stato un protagonista della Prima Repubblica e poi anche della Seconda Repubblica, perché è stato tra i padri fondatori del Partito Democratico e comunque si è lasciato un segno nella storia al di là delle cariche istituzionali che ha ricoperto. Sì, è stato impegnato nella Prima Repubblica, però ha portato anche nella Seconda Repubblica i caratteri, i connotati, le virtù della Prima Repubblica. Non si è mai piegato alle consuetudini della Seconda Repubblica, quello dello scontro a tutti i costi, quello appunto della faziosità e quella del populismo. Lui disdegnava, cioè lui non amava molto, era infastidito ogni volta dal personalismo che usciva fuori abbondante dall'attività politica della Seconda Repubblica. Sì, si è molto impegnato in politica della Seconda Repubblica, ma mantenendo salde le opinioni e anche il carattere di persona impegnata nel pubblico della Prima Repubblica. Segretario, per chiudere, qual è l'eredità politica che lascia a tutti noi abruzzesi Franco Marini? Ma l'eredità intanto che nella realtà democratica è ancora possibile che ragazzi giovani dei più sperduti paesi dell'Italia possono appunto ambire a dare un contributo così alto alla propria comunità nazionale attraverso le virtù che io sottolineavo, attraverso la fedeltà alla propria terra, attraverso la fedeltà al proprio modo di vedere le cose, alla propria filosofia di fondo, di riferimento, e attraverso fedeltà alle persone,
alle persone, in quanto tali, tutte le persone, anche quelle che magari non hanno la stessa opinione che abbiamo noi stessi. E questo è una virtù importantissima. Credo che il pragmatismo e la flessibilità di Marini è un'eredità importantissima in un tempo come questo, dove la flessibilità, il pragmatismo e la tolleranza non sono elementi molto diffusi. Io ringrazio davvero sentitamente Raffaele Bonanni, già segretario generale nazionale della CISL.